Allora, YouTube, papà, raduni, aha! Quante volte avete cercato su YouTube i raduni di supercar? Io fin da Fast and Furious sognavo di passare un'ora, una giornata, con un gruppo di amici appassionati e macinare chilometri per strada con auto sportive. E se tu dici di non averlo mai desiderato, mi sa che YouTube non sa indicizzare i miei video. Oppure, semplicemente tu menti. Negli ultimi 2 anni, i raduni in Italia stavano spopolando sempre di più. Dopo aver conosciuto uno dei membri del Revolution Drive, che è un gruppo che organizza i raduni nel centro nord Italia, prova a scroccargli un passo per l'evento, no? Un pass, un omaggio, un invito. Sapete, no? Come gli amici PR in discoteca, no? Più o meno. Ironia della sorte, il prossimo raduno di supercar dove lo volevano fare? Nella Motor Valley, a Modena. Cioè, Modena è dentro la Motor Valley, quindi... sì, casa mia, casa nostra, Motor Valley, terra dei motori, qui. A Modena. Che storia. Non ci crede nessuno, secondo me. Decido di mettermi subito all'opera per cercare un'auto da qualche concessionario per potermi aggregare all'evento. Ormai mancava una settimana e nessun concessionario ha voluto fissare un appuntamento o comunque aveva risposto alla mia mail. Male malissimo. A parte una persona, lui. Abarth. Le 595 Abarth. Cina. Io sono Luca Giordano. Io sono Giordano. Ok. Lui è Luca Bellei, digital manager nel gruppo Autorama, concessionario FCA che è nel modenese. Subito gli scrivo per un Abarth, perché mancando pochi giorni dovevo puntare al minimo possibile. Ma purtroppo le Abarth non erano disponibili. E lui mi propone un Alfa Giulia e un Alfa Romeo Stelvio Model Year 2020, nuove di pacca. Mi aveva già avvisato del fatto che mancava poco tempo e che gli era difficilissimo trovarmi un'auto per l'evento. Ma quando tutto sembrava perso, 3 giorni prima dell'evento, ricevo questo audio. Post produzione, ecco l'audio. Ciao Willy, ho una bella notizia. La bella notizia è che io te le potrei dare anche tutte e due. E dopo questo audio, ecco cosa è successo in quel fantastico giorno. Vado a ritirare le macchine. Comunque sì, il microfono è scollegato, quindi questo audio farà schifo. Uè, Cuglia, come stai, fratello? Oggi andiamo a fare car shopping. Devi impennare sta 5. Benvenuti all'Autorama di Modena e oggi andiamo a ritirare la macchina. Oggi ragazzi siamo da Autorama Modena. Ho trovato le macchine grazie a una persona speciale per andare a Revolution Drive. Ed è lui. Na 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 song. Na 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 na. Apro la portiera, questa bellissima telecamera ci entra dentro. Vi racconterò la macchina nei prossimi giorni. La seconda, ovvero la sorella Giulia. Modello Sprint, dallo nuovo che esce nel 2020, è uguale a quella precedente, cambia solo che ha un restyle degli interni, quindi pacchetto tecnologico e sistemi di sicurezza ADAS. Sempre 2002, turbo diesel, 210 cavalli, cambi 8 rapporti. Con le pareti. Stelvio. Giulia. Ah. Giulia, non credo più di lui che è il videomaker, che non mi sembra sul pazzo. Ma io volevo il Giulia. Il Giulia non l'ho mai sentito dire comunque. It was at this moment that he knew. He fucked up. Giulia. Prossimamente su YouTube vedrete il giorno dell'evento. We'll be right back.
E se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace, un commento, seguitemi su Instagram, @thewillyshow, trovate tutti i link in descrizione. Ci vediamo alla prossima. Cioè, se ce l'ho fatta con un take a registrare sto video, impazzisco, non ce n'è più per nessuno. No.